Oggi andiamo a aprire insieme questi pacchi di Amazon che mi sono arrivati. Si dice unboxing. Finalmente iniziamo ad aprire dei pacchi. Da adesso in poi, quando mi arriverà roba interessante da portare qui sul canale, incomincerò ad aprire pacchi insieme a voi. Oggi ho questi tre pacchi qui, ma partiamo da questo. Allora, andiamo subito a vedere, mettiamo da parte subito questi qui e vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, apriamo. Vediamo un po'. Oh, cosa vedo? Cosa vedo, ragazzi? Cosa vedo? Allora, non so di quali due farvi vedere prima. Vabbè, faccio vedere prima questo che mi sono comprato un supporto, anzi un supporto, io li chiamo una cover per la telecamerina, che mi servirà per poter attaccare degli accessori che adesso andremo a scoprire. Vediamo dentro. Eccolo qua. Eccolo qui. Bellino, eh? Che dite? Della Ulanzi. L'ho pagato, mi sono fatto un fogliettino così mi ricordo, se no mi dimentico le cose. L'ho pagato questo qui, 16 euro, 15,99 euro su Amazon. Vi ricordo che tutta la roba che vedete adesso qui la trovate sotto qui in descrizione. E questo qui in pratica mi diventerà comodo perché con la mia Osmo Pocket, come si apre? Eccola così. Si apre così, vado a mettere all'interno qui la Osmo Pocket e poi c'è la possibilità di potergli attaccare degli accessori. Poi l'altra cosa comoda è che comunque gli attacchi, quindi posso avvitarla anche, posso usarla per, che ne so, faccio esempio, attaccarla, se faccio esempio, vado in bicicletta e c'ho il casco, attaccarla qui o su un cavalletto e altre cose. 15,90 euro, sì, è un pezzo di elasticità, è un pezzo di plastica, però è necessario, mi serve. C'è da dire che comunque a vederlo a prima vista sembra fatto bene. C'è anche qui la vite per poter attaccare il cavalletto e vari attacchi, quindi primo acquisto fatto, li mettiamo da parte. Adesso arriva il pezzo forte. Olè! Eccolo qui il pezzo forte. Mi sono preso il microfono della Rode, il video macro, che mi servirà per poter aumentare sempre di più la qualità nei miei video. Ma andiamo subito a aprire, vediamo un pochettino dentro. Vediamo com'è. Scatola qui. Beh, dentro c'è poco, eh. Allora, in confezione abbiamo dentro il microfono con, aspetta che stacco, questo qui è il microfono col gatto morto, questo qui serve per il vento, quindi quando si va a mettere questo qui va ad attutire se c'è vento all'esterno, quindi è molto comodo. Il primo impatto sembra molto bello, il metallo, sembra, penso che sia alluminio, con l'attacco jack da 3,5, quindi questo qui, mettiamolo qua. E poi abbiamo questo qui serve per poterlo attaccare, anzi, ve lo faccio vedere subito. Stacco via questo, perché sennò porta via spazio. Questo in pratica lo si attacca qui, eccolo qua il supportino. E questo qui fa un po' da ammortizzatore. Adesso vi faccio vedere. Aspettate un attimo, vado a prendere il pezzetto questo qua, così vi faccio capire bene a cosa, perché ho comprato questo insieme a questo. Perché ho la possibilità con questo, io lo chiamo sempre cover, ma non è cover, non so come si chiama, di poter attaccare il microfono in questo modo. Vedete? Fatto così, ho attaccato il microfono e la sua struttura qui che tiene sul microfono serve per ammortizzare, quindi è come se fosse una sorta di ammortizzatore. Poi abbiamo dentro il cavetto per poter attaccare da una parte il microfono e dall'altra parte alla telecamera, comunque alla telecamerina. E cosa abbiamo dentro ancora? Abbiamo dentro un manuale, no, questo qui sono certificazione, e poi c'è dentro il manuale del microfono. Alla fine del video, apro tutti i pacchi, poi alla fine del video faccio sentire un pezzettino con questo microfono qui, così vediamo un pochettino com'è la qualità. Allora, questo qui mettiamo di qui e andiamo a prendere questo pacchettino qui piccolo piccolo, vediamo cosa c'è dentro. Apriamolo con violenza. Allora, cosa c'è qui dentro? Cosa c'è? Ah sì, aspetta un attimo, aspetta, facciamo così. Questo qui ho comprato dei supporti per poter attaccare la GoPro a qualsiasi supporto che sia tondo. Quindi, ok, eccolo qua. Anche questo
Questi qui sempre su Amazon ho comprato, mi sembra che ho pagato 5 euro. Neanche tanto, è fatto tutto in gomma, in pratica come funziona. Questa qui è la sua base, dove si va ad svitare questo. Eccolo qua, si è staccato. Io l'ho pensato per attaccare su qualcosa di tondo, lo vai a mettere, stringi, chiudi e poi dopo ci sono i vari supporti qua per poter attaccare le telecamerine con tutti questi qua. Quindi qui vai a mettere, vai a infilare dentro, eccolo qua il supportino. Fatto in questa maniera qui e poi dopo qui uno ci attacca la telecamera per poter fare delle riprese. Quindi ho detto sì, compriamo anche questo qui, anche perché il prossimo video che vedrete questo qui mi servirà. Non dico altro. Bello, sì, in plastica, 5 euro, bel pezzo, mi sembra più che onesto, 5 euro, niente di così costoso. Vedremo quanto durerà, lo scopriremo questo man mano che passerà il tempo. E adesso apriamo il pacco più grosso. Questo è quello che, diciamo, mi servirà. Eccolo qua. Questo è il pacco che mi servirà di più e quindi andiamo a vedere subito. Dentro, ecco qua. Allora, eccolo qui, questo qui, buttiamolo qui sotto qui. Allora, cosa c'è qui dentro qui? Qui ho comprato una cosa che mi serve tantissimo. Mi serve soprattutto quando sono a casa, ma potrebbe servire anche quando sono in giro. Cosa ci sarà dentro? Vediamo un pochettino. Ta-da! Eccolo qui, ho comprato un cavalletto. Ho comprato questo cavalletto qui che mi servirà per... come faccio qua? Aspetta un attimo che arrivo. Ok, sì, eccolo. Ho comprato questo cavalletto qui, potrei montarci su o la mia macchina fotografica oppure anche la telecamera che uso per poter fare le riprese video. Tipo adesso abbiamo fatto un accrocchio, voi non potete vedere, dietro lì potete tenere ferma la telecamera e tutto. Invece con questo qui posso piazzare la telecamera dove voglio. Questo qui è quello, è proprio di Amazon, eh? Ho comprato questo qui di Amazon, l'ho pagato 15 euro. La cosa bella di questo qui, a parte che è regolabile, quindi ci sono, faccio vedere subito, tac, e si possono allungare, un'altezza massima di 1,27 m, non pesa neanche tanto, quindi peso, mi sembra che pesa mezzo chilo, ma neanche per me. È anche comodo perché guardate com'è, cioè è piccolissimo, se uno vuole mettersi nello zaino, con la sua borsetta, c'è anche cosa mettere al tracollo volendo. Lo posso portare in giro tranquillamente, diciamo che ho pensato proprio questo aggeggio qua, ho visto poi le caratteristiche, per quello che devo fare io inizialmente, io parto sempre a prendere roba comunque non avendo mai preso cavalletti, preferisco prendere roba che non costa tantissimo all'inizio, anche per capire se realmente mi servirà oppure no, o se mi serve però da portare in giro è problematico. Quindi sto spendo 15 euro e va bene, lui mi servirà, comincerete a vedere. Anche perché quando farò i video in casa sarà lui che terrà ferma la mia fotocamera. Adesso mi tocca, devo soltanto sistemare tutto. Anzi no, facciamo una cosa. Prima di finire il video, monto questo qui, monto il cavalletto, attacco la mia telecamerina a questo qui, gli metto su il suo microfono e facciamo subito una prova e vediamo un pochettino col setup nuovo come funziona. Arrivo subito. Eccomi qui che sono tornato, ho montato su tutto, quindi il cavalletto, il microfono, il supporto per la telecamerina, tutto montato, il setup è pronto, quindi da oggi in poi questo qui sarà il mio setup e quando registro in casa o anche comunque quando sarò fuori userò tutte queste attrezzature che vi ho fatto vedere. Anzi, cominciate a descrivermi sotto qui dei commenti e ditemi un pochettino l'audio, se per voi è uguale è migliorato. Spero che comunque ci sia uno step leggermente più alto, quindi una miglioria. Questo unboxing per oggi finisce qui, da oggi in poi quando acquisterò delle robe, tipo adesso, beh, queste qui sono cose che diciamo servono più a me, comunque trovate tutto sotto qui, il link in descrizione. E da oggi in poi, come stavo dicendo, comincerò a portare i prodotti, quindi potrebbe essere abbigliamento, qualsiasi accessorio che potrebbe servire per andare in montagna e non. Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate sotto qui i commenti, attivate la campanellina così ricevete subito le notifiche quando uscirà fuori un nuovo video, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video. Mi sembra sia andata male. Adesso dovrò sistemare tutta questa roba qua. Dove la metto? Dove? Gatto morto. No, non sa di gatto.